Genova si è sviluppata all'interno dei confini naturali di due torrenti, il Polcevera ad ovest e il Bisagno ad est, ora inglobati nella città. Confrontando l'attuale mappa del torrente Bisagno a destra con quella del 1797 a sinistra, si può notare che il territorio è stato oggetto di un'intensa urbanizzazione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con una conseguente drastica riduzione dell'alveo del torrente. L'ultimo tratto non è visibile poiché scorre sotto il tessuto urbano. L'urbanizzazione ha comportato un significativo aumento delle superfici impermeabili, come strade e palazzi, e una drastica riduzione di quelle permeabili, come il suolo agricolo e la vegetazione. La piana del Bisagno, nel passato, ha avuto per Genova un ruolo fondamentale nella produzione di prodotti agricoli. In questa veduta del 1769 si può notare come fosse costituita principalmente da orti. Infatti, il termine genovese besagnino indica il fruttivendolo e deriva dai contadini del Bisagno. Numerosi sono gli episodi alluvionali del torrente. Il primo per il quale si hanno informazioni dettagliate risale al 25 ottobre del 1822. In questo acquaforte si può vedere la zona del Ponte Pila, dove ora sorgono grattacieli e un'importante stazione ferroviaria, danneggiato durante la piena del Bisagno. L'acquarello mostra i danni dopo l'evento. Tutta la parte all'interno della linea tratteggiata in azzurro venne inondata. Il livello dell'acqua raggiunse circa 3 metri e il ruscellamento sui versanti innescò centinaia di frane. Testimoni d'eccezione di questo evento furono Mary Shelley e Lord Byron. L'urbanizzazione delle aree interessate dalle piene ha conseguenze importanti sul tessuto cittadino, come dimostrato dalle alluvioni del 1970, 2011 e 2014, per citarne alcune. Un esempio di come lo sviluppo urbano abbia contribuito allo scenario di rischio.